Bentornati sul canale Italia, oggi con le ultime notizie come Edoardo Tavassi è sicuramente il protagonista di questa lunga edizione del Grande Fratello VIP. Il famoso concorrente del reality è amato dal pubblico perché non ha peli sulla lingua. Edoardo Tavassi ha conquistato tutti nel corso della sua partecipazione all'Isola dei Famosi, lo scorso anno. Il fratello maggiore di Gwendalina, partecipando al reality di Canale 5, ha dimostrato le sue incredibili doti da showman. Edoardo fu costretto ad abbandonare il reality in seguito ad un infortunio che compromise del tutto la sua finale, ma tempo dopo ha avuto modo di avere il suo riscatto entrando nella casa del Grande Fratello VIP. Qui, ripreso 24 ore su 24, ha dimostrato ai telespettatori italiani di essere davvero una delle persone più simpatiche del panorama dello spettacolo italiano. Oltre ad essere un vero e proprio showman nella casa, Edoardo è anche una persona senza troppi peli sulla lingua. Infatti, quando c'è qualcosa che non funziona nel programma, lo fa notare e non ha paura a farlo presente ad alta voce ai suoi compagni. Edoardo Tavassi, quello che non faranno mai vedere al GF VIP. Edoardo, soprattutto negli ultimi giorni, non si è preoccupato di tacere riguardo alcune cose del programma che non vanno bene. Ad esempio, il fatto che il concorrente Alberto De Pisis sia stato completamente oscurato in trasmissione, non venendo mai interpellato. Dal momento che c'è in corso un televoto per il preferito in cui è coinvolto proprio Alberto, Edoardo ha scherzato sul fatto che la trasmissione, nel caso fosse lui il preferito, sarebbe capace di cambiare la domanda da «Chi vuoi salvare?» in «Chi vuoi eliminare?» Edoardo, tra l'altro, ha fatto anche una polemica sul fatto che Antonella Fiordelisi venga resa preferita dalla opinionista Sonia Bruganelli in ogni puntata, venendo così salvata dal televoto. Non è giusto perché se ci sono delle persone lì fuori che la vogliono eliminata, sono mesi che stanno aspettando di votarla per buttarla fuori dalla casa. Il pubblico non è scemo, le persone a casa non sono stupide, loro capiranno. E, infatti, il pubblico da casa non ne può più di vedere la nota influencer sempre preferita dalla opinionista. Tavassi, senza troppi peli sulla lingua, ha smascherato il programma che da diverse settimane rende favorita l'influencer per impedire al pubblico di eliminarla dalla casa più spiata d'Italia. Tra l'altro, l'unico televoto in cui non è stato resa la preferita dell'opinionista, non è un televoto eliminatorio. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.